Buongiorno ragazze, buona domenica, buongiorno a tutti. Oggi è domenica 5 dicembre e ci stiamo piano piano avvicinando verso il Natale e tra poco ricreerò anche l'albero di Natale, più che altro perché non l'ho voluto fare prima perché avevo 1300 cose da fare e quindi non sono riuscita a farlo prima, se no l'avrei fatto anche prima, ma alla fine lo farò verso, cioè lo farò, non lo so, magari poi inizierò a farlo oggi. Oggi non lo so, poi magari vi faccio comunque il video e vi faccio vedere appunto come addobbo casa. Infatti oggi sono molto nel mood natalizio perché ho messo anche questo rossetto rosso che è un po' che non lo mettevo e nel periodo di dicembre mi piace tantissimo indossare il rossetto rosso. Questo in particolare è quello di Fenty Beauty, la tinta labbra, e mi ci trovo benissimo. Tra l'altro rimane su con la mascherina, non va via e mi piace un sacco, è una tonalità di rosso bellissima. E il maglioncino che indosso è di Luna Chiara Moda, ve lo dico sempre, tutte le volte vi dico il maglioncino che indosso perché puntualmente ricevo commenti sotto ai video dove appunto mi chiedete che cosa indosso, dove ho preso la maglia, che bel maglioncino, eccetera. Quindi questo qua in particolare di Luna Chiara è tipo un crop top, vedete che è corto, molto molto carino, mi piace un sacco e l'ho preso da Luna Chiara Moda. Vi lascio qui sotto, se volete, in info box, comunque il link diretto alla sua pagina Instagram, che potete richiederle qualsiasi cosa. Tra l'altro ho fatto un po' di shopping giovedì, sempre da Luna Chiara, ho preso un paio di cosine che poi spero di riuscire a farvele vedere al più presto. Comunque, a parte il rossetto, ho fatto anche questi capelli un po' alla bene meglio, ho fatto un po' delle ondine sul davanti, giusto per non avere del piattume qua, però cioè perché erano veramente piatti, 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 ma non è che mi aggradano molto. No, non mi piacciono, non lo so, mi piacciono di più i boccoli, oppure comunque il mosso, mosso. Questo ho fatto un po' così con la piastra, giusto per dare un pochino di forma qua davanti. Non lo so, a meno che non vada a fare poi tutto il resto, ma non lo so ancora. Comunque, detto ciò, appunto, continuate poi a seguire il video perché dopo l'apertura delle caselline dell'avvento oggi andremo a ricreare insieme un bigliettino di auguri. Sapete che tutti gli anni vi ripropongo un bigliettino di auguri proprio perché se volete prendere spunto potete farlo e soprattutto siccome ho acquistato in fiera, se vi ricordate, hanno fatto una fiera qui a metà ottobre, sì. La fiera dell'hobbistica, io e mia sorella eravamo andate appunto e avevo acquistato cose, tra cui dei nuovi stampini e dei nuovi timbrini per Natale e quindi appunto per i miei biglietti. E allora ho deciso di farvi vedere intanto quali ho preso e poi soprattutto farvi vedere come vado a ricreare un bigliettino di auguri. E niente, quindi mi raccomando, dopo l'apertura dei calendari, ovviamente andate a seguire il video. Io direi che possiamo iniziare subitissimo anche perché sono veramente curiosissima del pacchettino di mia sorella che è un po' più grande rispetto agli altri. È morbido e soprattutto potrei aver immaginato che cosa ci sia, cioè che cosa c'è all'interno. Non me ne volere, lo so. Però boh, non lo so, a sentirlo mi pare. Quello, vedremo se dopo ci ho azzeccato. Quindi direi che possiamo iniziare con l'apertura delle caselline 5 tra 3, 2, 1, sigla. Ragazzi, allora molto molto bene, sono super contenta e gasatissima. Direi che possiamo iniziare con l'apertura del casellino 5 di Essence. Calendario è qui. Allora, se avrete visto, io ho una luce bella forte, ho acceso la ring light che non ve lo so neanche a dire, finalmente è arrivata, quindi ho tolto la softbox, però mi sta accecando, vabbè, nonostante non sia fortissima, però veramente mi sta accecando. Allora, quindi sono un po' alla Barbara d'Urso, insomma, sono un po' tutta piena di luce, non so, non ci vedo niente. Vabbè, allora iniziamo 5, vediamo dov'è, perché a quanto pare non sono nei cassetti giusti. Qui neanche. La 5 sarà nell'ultimo cassetto, infatti. La 5 è qua. Allora, un lipstick, tra l'altro il pack è veramente molto molto carino, eccolo lì tutto nero.
Questo qui è un lipstick matte, credo. È un matte, esattamente, ed è un color malva come piace a me. Sapete che io indosso tantissimo questi colori. Eccolo lì. Sapete che io li utilizzo tantissimo, quindi mi fa solo che comodo. Quindi va bene, casellina 5 di Essence, direi che ci siamo, dai, ci siamo. Poi andiamo avanti, calendario di ASOS, casellina 5. La casellina 5 è questa. Non tanto pesantina, eh. Allora, ASOS. Boom. Allora, troviamo di Urban Decay All Nighter Face Primer. Wow, una base. Una base trucco. Eccola lì. Base trucco, che pialla, insomma. E io ne ho bisogno ultimamente. Ok, sono 5 ml, il prodottino è questo. Ok, lo proverò. Bene, contenta anche perché di Urban Decay io utilizzo le palette, quindi comunque mi ci trovo bene, e provare la loro base direi che è fantastico, quindi. Bene anche la casellina 5 di ASOS. Poi andiamo avanti. Calendario di Trendy Tap di DM. Andiamo a vedere la casella 5, che non troverò. Casella 5. 5, eccola qui sotto, questa lunga. Vediamo che cos'è. Allora, oil free mascara, quindi abbiamo un bel mascara da poter utilizzare. Sapete che io amo il mascara, volevo vedere il, sarà nero sicuramente, però volevo vedere l'applicatore. Ok, molto bello, mi piace molto. Ok, non amo particolarmente quelli in silicone di scovolini, di applicatori, quindi comunque quando mi capitano questi io li acquisto subito perché comunque mi piace sempre provarli. Quelli in silicone non li amo particolarmente, quindi va bene, mascara. Se vi fa piacere poi potremo utilizzare tutti i trucchi che abbiamo trovato di Trendy Tap, provarli insieme magari in un video dove vi faccio vedere, appunto magari ricreiamo un trucco o per Natale o per qualcosa, non lo so, e ricreiamo con tutti i prodotti che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento di Trendy Tap, anche perché sono curiosa. Sapete che io non ho utilizzato mai nulla di questo brand, quindi comunque utilizzare qualcosa mi fa solo che piacere, e parlarne magari anche insieme, che così vediamo la qualità dei prodotti. Poi andiamo avanti, calendario di Amazon, eccolo qua, Amazon, vediamo un po', casella 5, la casella 5 ce l'ho qui dietro ed è abbastanza grandicella, ok, chiudiamo, nel frattempo la mia sedia continua a cigolare. Dovrò mettere un po' d'olio? Vabbè. Allora, casellina 5. Ok. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è. Allora, troviamo una maschera rivitalizzante della marca Belay. Eccola lì. Una maschera in tessuto. Maschera rimpolpante in tessuto con estratto d'uva. Bene, la proverò. Sapete che io amo le maschere in tessuto e ne ho un centinaio, 14.000 14, e quindi andrò a provare anche questa qua e vedremo com'è. Quindi per ora tutte le caselle sono andate bene, direi sì. Andiamo avanti, calendario di Sephora. Sephora. Allora, casella 5. Casella 5 è qui. Ok. La casellina 5, anche questa leggerina, niente di che. Troviamo anche qui un mascara, un mini mascara. Questo qui è di Tarte e si chiama Maneteur.
Maneter, Maneter. Questo qua però non lo vado ad aprire perché comunque ho già aperto quello, quindi questo qua lo andrò ad utilizzare. Questo qua lo tengo un attimino in sospeso perché non voglio aprirli tutti insieme perché comunque ne ho già alcuni aperti di mascara e vorrei prima terminare quelli piuttosto che andare ad aprirne 800. Comunque, altro mascara di Tarte, ci sta perché comunque Tarte è un'ottima azienda, mi piace moltissimo il loro trucco e quindi curiosissima anche di provare il loro mascara. Sapete che i miei prodotti preferiti in assoluto per quanto riguarda il make-up sono l'eyeliner e il mascara. Perché senza di quelli io non uscirei. O comunque il mascara è il top per me. Cioè, anche solo se vi mettete il mascara, almeno sveglia un po', lo sguardo e quindi non sembrate delle addormentate nel bosco, insomma. E quindi, il mascara a me piace moltissimo. Quindi avere dei mascara, se, sinceramente, mi fa solo che piacere. Poi andiamo avanti. Calendario di Zalando. Zalando, il 5, dov'è? 5, eccolo qua sotto, qui, ok, bene, vogliamo romperlo, complimenti, non lo so che cosa potrebbe essere, in vetro sicuramente, oh, questo mi piace moltissimo. Allora, questo qui è di Nuxe ed è l'olio Prodigieuse Or. Questo qui è quello, non l'olio classico, ma è quello con le pagliuzze dorate, quindi quando andate a metterlo sulla pelle vi lascia quello scintillio bellissimo e mi piace molto. Questo qua va bene per viso, corpo e capelli, quindi anche sui capelli potete metterlo tranquillamente perché oltre ad andare a nutrire io lo utilizzo questo, ma quello classico, quindi questo qua ancora non l'ho provato, però magari vi lascio uno scintillio anche sui capelli, magari che ne so, per qualche serata particolare, Capodanno, eccetera, potete andarlo tranquillamente a utilizzare, anche se non si sa che cosa si potrà fare in queste festività di nuovo. Vabbè, speriamo che non succeda come l'anno scorso, anche se la paura c'è. Vabbè, non siamo qua per diventare tristi, insomma, ma siamo qua per distrarci un po', quindi non parliamo di cose, anche se purtroppo esiste, non parliamo di cose spiacevoli, insomma. Speriamo che prima o poi questa cosa passi, perché basta, non ne possiamo più. Allora, andiamo avanti, calendario di Look Fantastic, la casella 5, che è qua sotto, ok. Andiamo a prelevare il prodotto e chiudiamo di nuovo il calendario. Allora, troviamo un prodotto di Aveda. Questo qui è per i capelli, credo. Sì. Trattamento senza risciacquo. Aveda, questo qui è il Botanical Repair. Questo qua è un trattamento appunto senza risciacquo e sono 25 ml di prodotto. Lo proverò e vedremo com'è. Sa proprio di erbe, sì, sa proprio di erbe, molto buono. Dai, lo proveremo e vedremo com'è. Non lo so, non ho mai provato, quindi non saprei dirvi proprio come sia il prodotto. Ci siamo! Ok, ci siamo, finalmente calendario di mia sorella, che è quello che aspettate sempre più di tutti e io anche. Allora, io qui ho già tolto dal calendario dell'avvento che è sempre qui. Dal calendario dell'avvento ho già tolto il bigliettino 5, quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, scritto: questa storia che gli unicorni non esistono deve finire. Com'è che noi li troviamo sempre? Eccoli lì, proprio ai tuoi piedi. E io ci avevo azzeccato. Ragazze, non volevo dirlo, però io lo sapevo che erano ciabatte, perché si sente proprio la forma. Quindi saranno ciabattine a forma di unicorno? Non lo so. Comunque il bigliettino è questo, non so se riuscirete a leggerlo. Eccolo lì. Ok, perdo tutto. Allora, ciabattine unicorno.
Ovviamente, vedremo. Ok. Io adoro le ciabatte, cioè non potete neanche immaginare. Ne ho comprate un paio tutte pelusciose anche da Shein. Io le sfondo le ciabatte, non so come mai. Sarà il mio dolce peso che... Oh. Oh, ma sono carinissime. Oh, ma guardate, sono tutte pelusciose. Guardate che carine. Oh, ma sono meravigliose. Che carine. Sono veramente molto molto belle. Grazie sorella, mi scalderanno sicuramente i piedi perché io adoro le ciabatte quelle con il pelo, proprio perché ho i piedi sempre congelati, non capisco perché. Quindi questo è il faccino del nostro unicorno. Grazie sorella, sono molto contenta e molto impaziente di poter indossare le mie ciabattine a forma di unicorno. Quindi ragazze, che dire dei calendari? Calendari tutti, abbiamo aperto tutte caselline abbastanza buone, direi. Le ciabattine mi sono piaciute un sacco, mi è piaciuto praticamente tutto, direi. Sì, come quinta casellina non mi posso assolutamente lamentare. Quindi ragazze, continuate a guardare il video perché comunque andremo a ricreare insieme un bigliettino di auguri e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo Vlogmas. Io vi mando un bacio enorme e continuate a seguire il video. Ciao, a domani!
missed the